Ciao a tutti, bentrovati e ben sintonizzati sul palco di Lucca Risuona TV. Io sono Diletta Casanova e sono qui per presentare questa rassegna. Avremo con noi 7 realtà lucchesi, tutte molto diverse per stile e personalità. Spazieremo dal rock all'indie pop, dal garage punk fino alla musica d'autore. Ce ne sarà veramente per tutti i gusti. Unico filo conduttore, l'originalità dei brani proposti e la città di appartenenza, la nostra bellissima Lucca. Lucca Risuona infatti vuole proprio continuare a dare uno spazio e voce all'arte e all'intrattenimento nella nostra città. Ringraziamo il Comune di Lucca e la Fondazione Banca del Monte di Lucca per l'aiuto alla realizzazione di tutto questo. Vediamo adesso chi saranno gli artisti che si avvicenderanno sul palco di Lucca Risuona TV. Avremo con noi Fede gli Infedeli, Maca, Max e Radio Chaos, Tuesday's Cockroaches, De Pietro, Nemo ed Effenberg. Andiamo adesso a vedere chi salirà sul palco di Lucca Risuona TV. È con noi questa sera Max e Radio Chaos. Thank you.
grazie e benvenuti, anche se purtroppo noi non vi vediamo, siamo in questa situazione particolare, un po' surreale per noi, ma comunque bellissima perché c'è, perché esiste in questo momento e ci dà veramente un'iniezione di vita non indifferente. Abbiamo proprio iniziato con un brano che abbiamo scritto nel primo lockdown del 2020 e il prossimo che vi facciamo invece è l'ultimo che abbiamo scritto pochi giorni fa ed è una promessa, si intitola Sarò migliore. Scusa se ti guardo mentre mento, lo so che sono scemo e un po' ci penso, ma questo parallelo di cemento schiaccia il mio cervello. Non riesco mai a capire a cosa pensi, se sei sincera a volte quando parli. Gli sguardi fanno scherzi prepotenti e non ti ci riprendi. Sì, sarò migliore, lo sarò per me, così per te. Fuggi dagli alibi, spezza gli equivoci, il limite non è una regola. Thank you.
la voce, il più stabile e sbagliato, il cervello incoreato, io che sono dentro e che aspetto il mio momento per confonderti ogni senso. L'ho capito ora che per batterti mi basta aspettare il tuo silenzio. Cosa c'è da scrivere? Cosa c'è da ridere? Non lo so. Fragilmente vola. Cosa c'è da credere? Cosa c'è da vivere? Forse sì. Ma sì. Yeah.
c'è da credere, cosa c'è da scrivere. Non lo so, non lo so. Cosa c'è da vivere, cosa c'è da ridere. Non lo so, dillo tu, dillo tu. C'era un tempo che non partiva una canzone che sospirava. Attimi, secoli, prendimi, salvami, ci son sempre stato e non ho ancora perso il fiato. C'era una vela da sventolare, un'emozione di fronte al mare. Svegliami, pensami, chiamami subito, portami a ballare. Non c'è più tempo da sprecare. Sai, che passerà. Sai, che cambierà. Stessa cosa, rotola un'onda bagnata mentre suona ancora quella sveglia che la costringe sulla terra. Lo sai che è vero il mio pensiero, sono serio, io ci credo che cambierà. Non è imitazione, è un racconto in azione che illumina il giorno. Non posso farlo. Adesso voglio invitare un caro amico e un grande musicista sul palco con noi, Giampiero Morici. Con lui abbiamo avuto più di una grande esperienza, però quella a cui mi riferisco è quella dovuta ai prossimi brani che presentiamo, che sono inclusi in due dischi che abbiamo fatto con il nome Il Complesso di Max qualche anno fa. Uno si intitola Chili di follia e l'altro Un'idea, e vi faremo appunto alcuni brani tratti da questi dischi. Il primo è Un corpo solo. Mm.
scritto nelle mie canzoni, ma c'è bisogno di cantarle, rovinare il silenzio, la pace, la perfezione. Eh già, eccomi qua, se vuoi mi puoi guardare, insultare, ignorare, oppure lasciarti andare ad ascoltare, sai, mi scoppia la testa, dalle parole sto rischiando di impazzire, posso urlarle oppure accarezzarti fino a farti godere, ma questa volta te lo voglio proprio dire. So che ti sembra strano che io canti pensando di sconfiggere il male, l'incertezza è il tuo pudore, la freddezza dell'amore, il tuo dubbio è l'amarezza dell'amore. Lo spiego lo spreco che c'è stato, ogni pensiero che ho spinto col mio fiato, tentativi di fissare un momento e renderlo eterno, spremendo il mio cuore su di un palco, tentativi di colpire il tuo bersaglio, di guastare la tua noia per un momento, mostrarti un altro senso e che c'è spazio e speranza se ce l'hai dentro. Io cercavo il mio suono per cantare, non da solo, e unirci in un corpo solo. Sai i tuoi occhi e il vestito migliore, solleva il tuo corpo e lascialo andare, scuoti i capelli, comincia a danzare, apri il tuo cuore a questo rumore, sciogli i tuoi sogni, comincia a cantare. Alla batteria Alessandro Matteucci. Questo che non vedi da lontano sono io, ho una piccola valigia a due piani piena di poesie, e quante volte che l'intuito mi ha guidato ho scoperto favole, nella notte poi mi sono scoperto solo col mio limite, con le mani dietro raccontato, deprecato, snocciolato, immaginato, aspettato che qualcuno decifrasse la mia fantasia. Sei minuti, dammi solo sei minuti e ti regalo 100 chili della mia follia. Ti prego, svegliami, ho un problema con questa realtà. Abbraccia gli angoli che separano la mia metà. Posso camminare, sgomitare tra le rondini sul filo teso tra il tuo seno e la tua candida realtà. Quanti anni, quanti sogni, quante lune e stelle da cantare per potersi incoraggiare ad annodare il laccio che tenga insieme la voglia di guardare. Quanti occhi, quanti fianchi, labbra equidistanti dalla fiaccola del buio dei miei pentimenti. Paura di sbagliare e perderti, ti prego seguimi, ho un cartello con scritto perché.
affretta il tuo passo e raggiungimi con tutti i perché. Potresti chiederti se da lontano siamo simili, o veneri la statica, forse più pratica normalità. Hai conto che l'intuito sia soltanto disfunzione stabile di un alibi, quello che ti separa quando vuoi scappare ed essere sola per i fatti tuoi. Quante volte ignori quell'intuito, quello che sappiamo solo noi. Oh, non è il modo, non è il modo, non è il modo, è solo un altro nodo per scappare e non volare via. Ehi, vieni qui, ho i tuoi alibi, i brividi e un caffè. Raccogli gli angeli, non lasciarli, non chiedergli perché. Sembra che tu dica questo è un segnale. Non sono solo deragliato, il mio passato mi ha aggredito, atterrito, atterrato. E pensavo fossi decollato a braccia aperte, ti ho saltato come un lampo, mi hai colpito. Le tue curve un accessorio all'immenso che ho fiutato nel tuo sguardo assoluto. Ci fossero tante parole, non devi aspettarti nessuna morale, è solo lo sfogo che fa ancora male. Ma no, non voglio più parlare, ricordo solo dimenticare, non pedo nemmeno alla tua attenzione, rimani pure nel tuo torpore. Le tue sortite da cacciatrice, ti sei scordata di rammentare le tue sconfitte da truffatrice. Ma no, non voglio criticare, è solo un atto di comprensione, io cerco solo di frenare. Schianto sicuro ormai,
solo un riflesso, uno specchio già rotto. Tu che lanciavi i tuoi dadi ogni giorno, ed io nemmeno un risultato che fosse stato considerato. Lo sguardo rivolto ad un altro strumento, schianto sicuro ormai giù, il vuoto di un suono mai più, lo schianto sicuro sei. Siamo arrivati all'ultimo brano di questa serata, di questa esperienza. Prima di suonarlo vi presento la band. Alla mia sinistra, alla chitarra, Giacomo dell'Immagine. Alla batteria, Alessandro Matteucci. Al basso, Emanuele Modestino. E alla chitarra, Giampiero Morici. Io sono Max. Ringrazio ancora una volta tutte le persone che hanno reso possibile questa manifestazione, questo grande slancio e trasfusione di vita. Per noi è veramente importante e speriamo che ce ne siano tante e tante ancora, e soprattutto che ci siano insieme a voi qui con noi. L'ultimo brano si intitola Sfera. I suoi passi lisci, stretti ma ampi e profondi, percorrono sentieri fantastici, raccontano di luoghi bellissimi. Io lo osservo lieve, attendo sereno in disparte, imparo da ogni suo gesto, silenzio, acuto commento, mi perdo nel movimento, una scia contiene ogni mio sentimento. Stretto, la sabbia sfuggita dal tempo, gli anni di attesa e tormento, le mani sfuggite al controllo, il mio senso è impazzito e distratto, i silenzi che mi han detto tutto, questo amore che sfugge al pensiero.
sfumatura dell'innamoramento, sostanza dell'eterno. Impareremo i nostri giorni prima che sia troppo tardi, rifiuteremo le vostre leggi per spingerci ancora avanti, asciugheremo Ciao a tutti, bentornati sul palco di Lucca Risuona TV. Io sono qua con Max, col mitico Max. Complimenti per questo live esilarante, coinvolgente.
Grandissimi, grandissimi. Grazie, grazie. Grazie a voi. E appunto è stato veramente, io poi devo dire una cosa, Max, ormai ci conosciamo da un po' di anni, no? E ti ho visto suonare un sacco di volte, devo dire che questo è un complimento spassionato che ti faccio, perché Max è così, come lo vedete, cioè è proprio, è vero, è reale, è sincero, sei una bella persona, è proprio bello, insomma, questa vederti suonare e conoscerti. Non me l'aspettavo, Non te l'aspettavi? No. Grazie. No, grazie. No, veramente, sei proprio un... complimenti, guarda, cioè, andatelo a vedere quando ci sarà la possibilità di suonare nuovamente davanti a un pubblico, ve lo consiglio tanto. Detto questo, vuoi presentare i musicisti che hanno suonato con te? Molto volentieri. Con me stasera c'era Alessandro Matteucci alla batteria, Giacomo dell'Immagine alla chitarra, Emanuele Modestino al basso e nella seconda parte Giampiero Morici alla chitarra. Bene, allora grazie per questa presentazione. E appunto raccontaci un pochettino, perché hai fatto un po' un mescolone, no? Radio Chaos, Complesso di Max, ci dici un po' come si è strutturato questo live e anche appunto i pezzi, raccontaci un po' quello che è successo. Ma le cose si sono svolte comunque in maniera semplice e anche magica, se vuoi, perché 8 anni fa nasce il progetto Il Complesso di Max, con cui produciamo 2 dischi, e poi a un certo punto il progetto si è naturalmente fermato, no? Senza motivi specifici, ecco. E quest'anno, nel primo lockdown, ho scritto un brano nuovo, che è quello con cui abbiamo aperto stasera la giostra, e ho coinvolto il gruppo che da più tempo esiste, quello con cui giriamo, sì, principalmente locali, cioè i Radio Chaos, che è una cover band. Ok. E allora nel lockdown gli ho mandato il brano, gliel'ho fatto sentire, è piaciuto, e ognuno a casa sua ha registrato, ha fatto, e abbiamo parte, fatto un video, e così è uscita la giostra. Ok. E in questa seconda fase disgraziata ho scritto altri 4 brani. E abbiamo fatto su per giù la stessa cosa. In realtà stiamo finendo ora, perché sono veramente freschi, freschi, freschi. E quindi ho nuovamente coinvolto i Radio Chaos, con i quali suoniamo continuamente insieme, lavoriamo anche insieme, ci vediamo sempre. Quindi è stato naturale, diciamo, coinvolgerli. E per stasera, però, ho avuto piacere, per la seconda parte, brani quelli del Complesso di Max, di invitare Giampiero, che sì, è il chitarrista proprio del Complesso originale di Max. Del... Sì, esatto. Ah, ok, ok. Sì, sì, avevo capito che c'era stato un po' di alternanza e novità, appunto, anche, quindi... Sì, sì, un work in progress, diciamo. Sì, sì, quindi un pochettino la storia ce l'hai raccontata. E invece, appunto, il primo gruppo che hai avuto è proprio il Complesso di Max? No, no. Ci vuoi raccontare un po' la storia della... La storia viene infatti... da molto più lontano, perché... Sì, racconta. Il primo gruppo che ho avuto si chiamava Rapsodia. Ah, figuriamoci. Io me lo ricordo, all'On the Rock, può darsi. Esatto, abbiamo vinto l'On the Rock. Sì, sì. Ero così, però me lo ricordo. Sì, sì, sì. E beh, è stata un'esperienza di quelle che cambiano la vita, perché è stato il primo gruppo, e primo gruppo dove noi abbiamo da subito scritto, composto, arrangiato brani inediti. Sì. Le cover sono venute successivamente soltanto per entrare in qualche locale, però certo, proprio un progetto nato sotto la buona stella dell'inedito, con il quale abbiamo fatto veramente, non lo so, tantissimi concerti, non solo in Italia, tra le altre cose. Anche all'estero? Sì, 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 sì. Bella roba. E tra l'altro in questa rassegna, bene o male, hanno suonato tutti i componenti del gruppo, quindi con i quali siamo ancora in contatto, suoniamo a volte insieme. Quindi quello è stato, alla fine di quell'esperienza lì, sono nati i Radio Chaos. Ok. E che avete visto appunto stasera. Stasera, che hanno avuto varie formazioni comunque. E questo per quanto riguarda i progetti inediti. Poi ci sono altre cose riguardo all'ambito cover, in particolare ne cito una, sono
tastierista e direttore musicale di Pink Floyd History, che è uno spettacolo prodotto da Stage 11 che gira tutta Europa con grande successo. Questo un po' stringendo un pochettino, sì. Perfetto. Senti, ti faccio una domanda un po' diversa anche da quelle che abbiamo fatto durante le nostre interviste. L'artista o la band che ti è piaciuta più dal vivo? Il concerto che ti è piaciuto di più? Lo so che ne avrai visti tanti. No, ne ho visti tanti e fortunatamente ne ho visti tanti di meravigliosi. Ne scelgo uno perché proprio dal vivo esprime qualcosa di incredibile, di magico, quindi scelgo Peter Gabriel. Ammazza, bello. Quando l'hai visto, se ti posso chiedere? L'ho visto così tante, allora io l'ho visto tantissime volte. Allora fai conto che tutti i live ufficiali girati in Italia c'ero, per esempio. Ammazza. E quindi no, l'ho visto tantissime volte. Io ogni volta che è venuto in Italia c'ero, ecco, mettiamola così. Sì, sei proprio appassionato. Negli ultimi 20 anni, quando lui è venuto, io ero lì, ci sei sempre qualsiasi concerto, tutti. Ottimo. Quindi tantissime volte. E tutte le volte è stata un'esperienza incredibile, di quelle che ti porti dietro e che ti stimolano e ti fanno anche crescere. Assolutamente, cioè io prima di tutto da sempre mi nutro di musica, nasco prima come ascoltatore proprio, fin da piccolo, ossessivo veramente, ascoltare musica e a nutrirmi più possibile. Che cosa ascoltavi quando eri piccolino, comunque con cosa sei cresciuto? Ma io ho avuto la fortuna di crescere con la musica commerciale degli anni 80, che insomma per la mia generazione è stata una bella fortuna, perché io mi ricordo che tutti quelli più grandi che ascoltavano la musica anni 60-70 ci distruggevano, perché secondo loro era un po' la tomba della musica. E invece oggi pare che insomma tutti si siano un po' ricreduti, ma comunque nel senso non serve che lo dica io che quella musica commerciale lì era insomma di un livello molto alto, anche perché tutta suonata, certo. Non c'erano ancora le macchine, quindi certo. I gruppi erano tutti fatti da quelli super... che sono rivelati grandi musicisti, sì. Che hanno avuto una storia che è durata tutt'oggi, insomma, ci sono state anche le comete, ma i grandi sono tutti rimasti e sono grandi ancora oggi. Anche quindi oggi. Ho avuto questa fortuna, e se proprio vuoi sapere il momento in cui poi ho suonato, ho avuto la fortuna, l'ho scelto, sono andato a vedere i Pink Floyd e di lì dopo pochi mesi... un gruppetto a caso. Dopo pochi mesi ho iniziato a suonare. E ci credo, ispirato. Beh sì, a quel punto ho detto io voglio fare quello. Bene. Senti, mi ricollego a questa domanda e ti chiedo, c'è un disco che porteresti su un'isola deserta? Quale? So che è difficile, perché... Io questo gioco lo faccio con i miei amici, ma di solito diciamo almeno 10, perché... Lo so, però non abbiamo tempo, dobbiamo fare una cosa... Vabbè, dai, te ne concedo al massimo 2. Sarò magnanimo. Allora, guarda, sicuramente un disco dei Beatles, che ritengo, diciamo, il gruppo... che a livello storico ha veramente dato un input gigantesco. Il primo che a me mi ha colpito tanto loro, anche se io li amo tutti, ma ne dirò uno perché scegliere. È stato quello che mi ha fatto capire che non erano semplicemente un gruppo che aveva fatto grandi hit, che è Magical Mystery Tour. Infatti la tua giacchettina un pochino la ricorda, brava, questa. In realtà questa è più Sgt. Pepper's, sono d'accordo. Sì, però il periodo è quello, perché poi sono lo stesso anno, sono nel 67. E poi allora mettiamoci Wish You Were Here, perché è il disco dei Pink Floyd che mi ha spinto a suonare le tastiere. Facciamo così. Okay. Mi sembrano ottime motivazioni, grazie. Non ho... Metterei anche un disco, perché... oggi, ecco, metterei un disco di Steven Wilson, che è il mio attualmente artista preferito. Così completiamo tutto una il ciclo. Carrellata. Sì. Va bene, dai, quindi 3, dai, te lo concedo. Sì. Va bene. Senti, ora invece torniamo un attimino a Lucca, visto che appunto siamo a Lucca Risuona TV. E raccontami un po', come vedi la scena musicale attuale lucchese? Secondo te, al di là dei gruppi che esistono, ci sono anche abbastanza spazi per appunto queste realtà più o meno emergenti? Al di là del momento attuale, ovviamente, certo, che siamo certo. Tutti castrati, è normale. Questo è un discorso importante che andrebbe affrontato con calma, nel senso io ho visto
tante fasi del panorama lucchese, quindi ti posso dire, da una parte, da un punto di vista artistico, di artisti, ti garantisco che è sempre stato prolifico e c'è molto di più di quello che si veda. Ci sono tanti musicisti a Lucca, ci sono tanti musicisti bravi. È vero questo. C'è l'imbarazzo della scelta. Sì. Cioè, non ti trovi mai a dire, boh, ti trovi a dire, boh, chiamo questo, chiamo l'altro, cioè con chi, perché ci sono tanti talenti veramente. Sì. Il problema sta dall'altra parte, che è un po' perché comunque siamo una piccola provincia, però questi problemi sono abbastanza diffusi in Italia. C'è questo brutto problema in Italia riguardo proprio la musica inedita, nonostante che noi siamo un paese che storicamente e culturalmente abbiamo veramente spianato la strada a tutti. Oggi come oggi la musica inedita veramente è un fanalino di coda rispetto a tutto, che fa un po' tristezza, ecco. E purtroppo non ci sono tantissime occasioni. Ci sono sempre, nonostante il fatto che Lucca sia, certo, sia una piccola città, ci sono, come questa, delle manifestazioni importanti che spesso vengono dalla buona volontà e dello spirito di alcuni di noi, poi va a finire, no? Certo. Quindi io quello che mi augurerei è che ci fosse una rivoluzione culturale, proprio perché giustamente anche le persone, già io comprendo magari anche, che so, i locali, no? Che non rischiano già, rischiano facendo musica dal vivo, perché sì, oggi il problema è proprio già soltanto quelli. Purtroppo. Quindi anche l'inedito, certamente non possiamo biasimarli, non è semplice, però ecco, tutti insieme secondo me sarebbe necessario, e questo momento ci può aiutare, trovare una soluzione per far diffondere nuovamente la musica inedita, altrimenti noi continueremo, come sta succedendo ora, a piangere la vecchia generazione che muore, che ci abbandona senza averla e poi validamente sostituita, senza e così questo effetto di sentirci sempre più soli diventerà sempre più pesante e più reale. Invece sarebbe importante ora ricominciare noi a dire quello che abbiamo da dire, certo, e a divertirci con della nuova musica, della freschezza. Ma è vero questo, anche se vuoi, senza avere chissà quale aspettativa, semplicemente dando spazio alla propria creatività, alla propria esigenza espressiva. Io concordo pienamente con te. Io credo che spesso certe cose basti cominciare, poi si riproducono da sole, quindi ci vuole un po' di coraggio per cercare di spingere la rotta in questa direzione, ne beneficeremo tutti. Bene, ce lo auguriamo. E senti, ti volevo chiedere un'ultima cosa, così anche un pochino più riportato all'attualità. Qual è l'aspetto sociale, diciamo, che più ti è venuto a mancare di questa crisi pandemica attuale? Senza dubbio. Me lo immagino, ma insomma dimmi. No, il contatto col pubblico, cioè per me il palco dal primo momento in cui ci sono salito è un po' come fosse casa, cioè mi tira fuori una parte di me che normalmente nella vita comune sta assopita, sta lì, sì, da una parte. Sul palco riesco, ti ringrazio di quello che hai detto, a essere completamente vero, sincero, cosa che nella vita normale non si può tanto fare. Tante volte è un'oasi, e è un'oasi dove hai l'opportunità di incontrare le altre persone. Per me salire sul palco non vuol dire andare a eseguire i miei brani o i brani di qualcun altro, vuol dire andare a incontrare le persone, a cercare di stabilire un contatto. L'obiettivo è quello, se no potrei stare a casa mia. Certo. Quindi questa situazione mi fa mancare proprio questa sensazione, al di là di tutto il resto, certo, però veramente certo, il contatto, questa condivisione con il pubblico
che scatta quando si questa alchimia, diciamo, sì, certo, ma ci auguriamo di tornarci presto, il prima, sia per, da musicista che anche da avventori, no? Anche e avventrici. No, io certo. Quando non suono vado a vedere qualcuno che suona, cioè io sto bene da tutte e due infatti, le parti e ora non c'è l'uno nell'altro. Lucca Risuona infatti ci ha proprio dato questa boccata di aria fresca, anche per quanto mi riguarda, rivedermi qualche concerto che veramente ci mancava. E ci è mancato tantissimo, dopo quasi un anno praticamente, perché sì. Ormai ci siamo. E quindi condivido con te questo aspetto. Siamo arrivati alla parte finale dell'intervista, quindi ci vuoi dire, vuoi raccontare ai nostri amici e amiche dove possono ascoltare la tua musica? Potete trovare i brani, per esempio, del Complesso di Max su tutte le piattaforme digitali. Quindi sia su Spotify, su iTunes, eccetera. E i nuovi brani, a brevissimo pure, quelli li abbiamo appena terminati, quindi potrete trovare anche questi, li potrete trovare in digitale ovunque, basta che ci cerchiate. Che seguiate, ecco, perfetto. E vuoi ringraziare qualcuno in particolare o dire qualcosa? Assolutamente. Tanto per cominciare voglio ringraziare te e tutta l'organizzazione, grazie. Tutto lo staff tecnico, David, Simone, tutti quelli che hanno reso possibile questa manifestazione, perché in questo momento in particolare è una boccata di ossigeno che ci permette di resistere un altro po' e speriamo che sia invece, anzi, un trampolino per farne altre. Quindi sicuramente certo. Ringrazio tutte le persone che non soltanto in questo caso, ma in passato e sono sicuro ancora in futuro, spendono il loro tempo per creare queste occasioni. Poi naturalmente ringrazio i miei compagni di viaggio con i quali ci divertiamo e ci emozioniamo ormai da anni e spero che si possa continuare a farlo, diciamo, situazione permettendo per tantissimo. E tutti gli amici, le amiche, tutti coloro che si prestano agli ascolti prima di far uscire i brani per capire se funzionano, sì, sì. È sempre un momento molto particolare che poi sono anche le persone che mi ispirano a scrivere, quindi a loro il mio personale va più grande ringraziamento. Bene, io invece ringrazio te per queste piacevolissime chiacchiere sui tuoi Radio Chaos. Ringrazio le amiche e amici che ci hanno seguito e vi invito a sintonizzarvi di nuovo sul palco di Lucca Risuona TV. A prestissimo, bye bye! Ciao a tutti dal palco di Lucca Risuona TV, sono in compagnia del presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, la fondazione che è stata nostro partner nell'organizzazione di questo evento. Signor Landucci, stasera ci parla del rapporto all'artigianato, al mondo dell'artigianato sul territorio lucchese. Prego, Presidente. Sì, grazie. La sensibilità della Fondazione verso l'artigianato credo che sia nota a tutti. Perché abbiamo questa voglia di accompagnare e di aiutare l'artigianato? Perché riteniamo che l'artigianato sia veramente il sostegno, il vivaio della nostra economia. Quindi la nostra economia fatta di piccole e piccolissime aziende che derivano proprio dalla fantasia dell'artigiano. Quindi è importantissima. E allora ecco lo strumento, il progetto Principe, che va avanti da 5 anni, il prossimo anno sarà il 6º, che è quello di Lucca Artigiana. Sono 5 anni che secondo noi ha avuto un successo importante, sia da parte della partecipazione degli artigiani, sia da parte del pubblico che ha potuto vedere questa mostra significativa. L'ultima, ahimè, è stata un po' condizionata dalla situazione della pandemia, però, anzi, proprio per questo è riuscita particolarmente bene, quasi un miracolo, perché siamo riusciti a renderla viva in una situazione davvero difficile. Grazie mille, Presidente. Un saluto. A presto.